Seducente, potente ed elettrica. Avete capito bene, la nuova Ford Mustang Mach-E è a batteria, ma non tradisce il nome e il marchio che rappresenta. Scopriamone i segreti. La Mustang Mach-E è un vero SUV. Le grandi ruote e i muscoli delle fiancate non mentono, ma le linee del tetto scendono dolci e le minigonne aggraziate tolgono durezza per regalare stile ed eleganza. Sportivi, minimal e tecnologici, gli interni della Mach-E si sintetizzano in tre parole. Al centro della plancia spicca l'enorme tablet da 15,5 pollici in verticale e con tasto fisico per il controllo del volume. Non esiste una sola Mach-E elettrica, ce ne sono tante perché la gamma è ampia. Si parte con la versione a trazione posteriore da 269 cavalli e batteria da 69 kWh. Si continua con la variante da 294 cavalli e batteria da 88 kW. Per tutte e due la coppia è di 439 Nm. Infine c'è la versione a trazione integrale con potenza di 269 cavalli e batteria più compatta. Qui la coppia sale a 580 Nm. Una Mustang è sempre una Mustang, ma un'elettrica deve essere anche razionale. Parliamo di un aspetto pratico dunque, l'autonomia, che arriva a 610 km in ciclo WLTP sulla versione con trazione posteriore e batteria più grande, mentre raggiunge 540 km nella variante con trazione integrale. Le innovative batterie Mustang sono minimal, presentano cioè un numero ridotto di celle per ridurre i guasti e incidere positivamente sull'aspetto della manutenzione. Per andare forti bisogna essere sicuri e a proteggere il driver ci pensano ADAS come Cruise Control adattivo con Stop and Go, riconoscimento dei limiti di velocità e mantenimento della corsia. Come si guida una Mustang? Con un solo pedale, grazie al sistema One Pedal Drive, presente in tre diverse modalità di guida: l'Active per i viaggi più tranquilli, il Whisper per ammorbidire l'assetto e l'Untamed per gli automobilisti più sportivi. Nel 2021 arriverà anche la Mach-E GT, un vero bolide da 487 cavalli e fino a 540 km di autonomia. Una vera sorpresa il prezzo della nuova Mustang Mach-E, che parte da meno di 50.000 euro, 49.900 per la precisione. La Mustang Mach-E arriverà in concessionaria nel febbraio del 2021, giusto in tempo per un bel regalo di San Valentino.